Ciao amici di Top Games e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parte la Road to Division 1. Come vi avevo detto nel video precedente, sono usciti un po' di giocatori, un po' di TOTS, e io ho fatto un po' di mercato e ne ho comprato qualcuno per completare la squadra. Ho fatto una squadra League 1 con qualche giocatore, vi faccio vedere, qualche giocatore sempre TOTS del resto del mondo. Ho preso la casetta, qualche giocatore che comunque non fa perdere l'impresa, da cui non so, Pogba e Benzema. E partiamo con la prima partita, andiamo a cercarci un bel avversario. Facciamo una cosa, allora Ibrahimovic conserviamocelo per la prossima partita e proviamo la casetta, che devo dire la verità a me piace tanto, velocissimo, si distrugge bene ed è secondo me uno dei giocatori più forti di FIFA, super buggato. Andiamo a cercarci il primo avversario e it's time to play. Allora vediamo il primo, si chiama, vediamo un po', questo è 2014, quindi è abbastanza giovane. Allora arriviamo la maglia blu, speculare tutti e due, 4-3-3, 89, porca miseria, ecco, mamma, vediamo un po' che succede. Ronaldo Hiro, poi c'è tutti i giocatori TOTS, mamma mia. Io ce la mandi buona, io me la calma, questo qua c'ha i potentissimi. È iniziata la partita, amici, subito aggrediamo, mordiamo le caviglie, cerchiamo di rubare palla immediatamente. La ruba la Vizzi, la mette per la casetta, ma è anticipato. E ragazzi, questo è tosta, questo c'ha dei giocatori fortissimi, giocatori fortissimi. Vai col T-Lack, bravo, bravo portiere. Vai Lopez, si gioca con Maxwell e allargala di prima il regolamento. Vai Pogio, che sei più forte di Ronaldo, mettiti in aria, vai Pogio, mettiti la cintura. Che cos'è? Fuorigioco? Continua che si fa. Ragazzi, scusate la voce, ma ho un mal di gola esagerato, terribile. E comunque abbiamo ancora il possesso, ancora con tutti questi fenomeni non ho fatto niente di che. Vediamo se riusciamo a mettergli paura. Come lo gestisce, allarga sulla fascia, arriva Parchino, si cano mette al centro, ha un ottimo tiro, bel tiro da fuori, pericoloso amici, pericoloso. Mamma mia che gol, ragazzi, filtrante proprio al millimetro, guarda, 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 proprio al millimetro, entra in aria e sbam, scioppone di merda, guardala che ti ho combinato, grande Verratti, grande Marco, grande Verratti. E incominciamo bene, un grande gol del nostro mitico italiano Marco Verratti, subito ci prova con Ronaldo, finita la strada, bravo, sempre lui, sempre Verratti, Verratti for president. Vai, lancialo, vai Bojo, vai. Ops, arbitro, non ho fatto niente, sono scivolato, capitato. Fallo di poche, chi la facciamo tirare,
No, questo ce la tiriamo, ce la tiriamo. Sarà lui? Sarà il pocio a tirare? Sarà il pocio? Pocio mio, vediamo un po'. Quindi, pocio ci sarebbe. Quindi abbiamo la casetta, Lucas, Verratti, il destro, quindi Donna Lola. Qua fa la doppietta a Verratti, vediamo un po' che succede. Oh, Verratti! Incrocio dei pali e godiamoci questo splendido goals. Mamma mia, Verratti, cosa ha combinato? Veramente un gol fantastico, ragazzi. Fantastico. Vediamolo bene nel dettaglio. Guarda il piazzamento. E bam. E bam, amici. E bam. Con tutti questi campioni. Arriva il Marco Verratti di turno e ti segue una bella doppietta. Vai, Marco Verratti. Bravo, Marco Verratti. Bravo. Continuiamo così, siamo 2-0. Lui ci sta provando, ma ragazzi, non ce la fa, ragazzi, non ce la fa. Non c'è passaggi. Lo sbaglio ancora. Lucas al centro, ma non c'è nessuno. Che cos'è? Fallo, fatto io fallo. Lucas se ne va. Andiamo se riesce a prendere una punta. Boom! Madonna! Ragazzi, lo sto distruggendo. Allora, ragazzi, 2 gol, 5 tiri, che importa. Il 0 con quella squadra. E ragazzi, vedete quello con quella squadra. 0 tiri in porta. E ricomincia la Vizzi, che gira per Golarol. E questo è giallo. La interruzione giallo, invece il giallo. Sta bene che si sta bene. Non sbagliare. Grande portiere. Grande Lozzi, mamma mia. Come si fa qualche piccolo la ballerina. Dai ragazzi, tutto da voi. Bella Lopez, mamma mia, che portiere. Fortissimo, bravo. Bravo Lopez. Fammi chiudere un po' di più al centro. Questo mal di butta, cioè, infatti. È bravo il Silva. Aggrediteli, non fate girare. Questi sono i fenomeni. Vai di contropiede. Vai la casetta, vai. Magnatelo la casetta. Mamma mia. Aprila. Grande. Fai poco di prima. Subito. Mamma mia, ragazzi, che si mangia. Axel per Matuidi. E lo ha visto. Vai la casetta. Vintigialo. Grande. Tiraci. Boom. Vi faccio godere il gol. Vedete, a volte spendere tanto non è poi così utile, perché i giocatori così forti sono anche difficili da gestire, non è per niente facile. Ma comunque un gioco dove vince molto la velocità, capite, quello che fa l'avversario. Chi è più veloce, più rapido nel capirlo, riesce a portarsi la partita a casa. Non sempre spendendo, ma i grandi giocatori si vince. Se sei bravo e c'è i grandi giocatori, è più facile. Ma intanto un pallone sulle orecchie. I palloni sopra le orecchie, ragazzi. Mamma mia, Lopez, ragazzi, ma che portiere. Che portiere, ragazzi, questo Lopez. Sta parlando delle cose allucinanti. Chiudetelo. Bella, ragazzi, bella.
con questi campioni non bisogna mai rilassarsi, anche col 3-0. E no, vai che solo al centro. Chiudilo. No. Ah. Hai visto? Lo sapevo. Mi sa. Che non bisogna rilassarsi. Mamma mia. Lo sapevo solo io. È incredibile questo gioco. 2 minuti e perdi una partita. Ragazzi, vediamo di portarla a casa. Questo ha fatto gli ultimi 2 minuti, 2 tiri, 2 gol. Grande. Vai Lucas, vai. Vai Lucas. Ragazzi, dobbiamo tenerla. Bella voce. Vai all'aca. La casetta. Metta al centro. A diventare Verratti. No. Così non te la faccio vincere. Mi sa che è finita, ragazzi. L'abbiamo portato a casa un bel 3-2 contro una formazione a stellare. Finisce. Mi sono un po' impaurito. Perché dopo dategli quei 3 palloni in 2 minuti, tra lag e cose varie, mi stava quasi recuperando. Però ragazzi, c'è Verratti la casetta. Ti rendi conto che questo aveva? Allora, andiamo a vedere la sua squadra. Cioè, come prima partita è andata benissimo, non bene. Andiamo alla sua squadra. Di KSA Gamer aveva Cristiano Ronaldo, Iro, Diego Costa, Toz, Sanchez, Toz e tutto il resto. Cioè, guardate che squadra, ragazzi. Doveva devastarmi. No. Mi dispiace. Una partitina così e subito un paio di palloni sulle orecchie. Ok, prendiamo questi altri creditucci e portiamoli a casa. E abbiamo conquistato i primi 3 punti per fare questa Road to Division 1. Poi vedremo. Dipende sempre se vi piace la cosa. Questa è la nostra rosa attuale. Datemi i consigli sui giocatori da comprare, sul tipo di formazione da utilizzare, se volete che giochi con un'altra formazione, e prontamente effettuerò gli acquisti. Se il video vi è piaciuto, come al solito, spolliciate, condividete il video e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Con questo è tutto e al prossimo video.